Va ora in onda Piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Tutte e tutti voi, buonasera da Claudio Martini. Riprendiamo a sfogliare il nostro dizionario dal vocabolo leggenda. Esso fu attribuito in epoca romantica a composizioni libere che si ispiravano a racconti leggendari o alle vite dei santi. Possiamo citare ad esempio i brani pianistici di Liszt dedicati a San Francesco, oppure alcune opere liriche di tipo oratoriale composte dallo stesso Liszt, da Rimsky-Korsakov o da Alfano, o ancora balletti come la Joseph Legend di Richard Strauss. In scaletta ho posto una delle 10 leggende per orchestra opera 59 composte da Antonin Dvorak nel 1881. Ascoltiamo la leggenda opera 59 numero 4, molto maestoso, dall'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, direttore Raphael Kubelik. Thank you.
L'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da Rafael Kubelik, ha eseguito la leggenda opera 49, numero 4 di Antonín Dvořák. Connesso, logicamente, è l'aggettivo leggendario, più raro nella musica classica ma comunque presente. Lo ha usato in alcuni suoi brani il 57enne musicista francese Nicolas Bacri, uno dei più interessanti compositori della generazione. La sua definizione del proprio stile è riassunta da questo concetto: la mia musica non è neoclassica, è classica, perché afferma un aspetto eterno del classicismo, il rigore dell'espressione. E non è neoromantica, è romantica, perché ribadisce un valore sempiterno della musica romantica, la densità di espressione. Ascoltiamo dalla suite numero 3, Vita et Mors, per violoncello solo, opera 31, il primo movimento. Improvvisazione prima, lento leggendario. Solista è Scott Klugsdahl. Thank you.
Nicolas Bachet, improvvisazione prima, lento leggendario dalla suite numero 3 Vita et Mors per violoncello solo, opera 31. Al violoncello Scott Klugstad. Abbiamo adesso tre termini riferiti all'aggettivo leggero. Esso indica nella tecnica pianistica e in senso più generale, in quella cameristica o orchestrale, un tocco o una modalità di esecuzione particolari, basati sulla moderazione, sulla delicatezza, e però su un movimento scattante e veloce. Il risultato sarà quello di un timbro chiaro e di un'intensità sonora ridotta ma comunque accattivante. Seguiamo l'ordine alfabetico cominciando da leggerissimo, indicazione usata da Felix Mendelssohn Bartholdy nel terzo movimento del suo magnifico Ottetto per archi, composto nel 1825 quando aveva 16 anni. Il critico Conrad Wilson riassunse così il giudizio sull'opera. La sua verve giovanile, la sua brillantezza e perfezione ne fanno uno dei miracoli della musica del XIX secolo. Ecco lo scherzo, allegro, leggerissimo, eseguito dall'Ottetto di Vienna. Thank you.
Allegro leggerissimo dall'ottetto in mi bemolle maggiore opera 20 di Felix Mendelssohn Bartholdy. L'esecuzione era dell'ottetto di Vienna. Segue adesso l'avverbio leggermente, che ha sostanzialmente lo stesso significato, magari con in più un'indicazione di gioviale e innocente spensieratezza. Ce lo dimostra questo brano del compositore inglese Charles Avison, vissuto tra il 1709 ed il 1770. Il primo movimento della sua sonata in sol maggiore, opera 5, numero 1, si intitola proprio Leggermente. E lo ascoltiamo in modo del tutto appropriato da The Avison Ensemble. Thank you.
Charles Avison era la prima traccia, leggermente, dalla sonata in sol maggiore, opera 5, numero 1, ha eseguito The Avison Ensemble. Siamo ora all'aggettivo leggero. Molti sono i brani indicati così nel repertorio musicale. Ho pensato, per uscire un po' dai sentieri più battuti, di proporvi un estratto da un interessante lavoro cameristico di Walter Piston. Si tratta del movimento introduttivo del suo quartetto con pianoforte, indicato in partitura come leggero e scorrevole. Nato nel Maine, veniva da una famiglia di origini italiane. Il nonno genovese aveva il cognome Pistone e lo cambiò per americanizzarlo. Nella sua carriera si segnalò per la sua produzione di musica da camera per le sue sinfonie, oltre che per la didattica, avendo insegnato ad Harvard dal 26 al 60. Eccovi il brano, interpretato dal quartetto diretto da James Boswell in occasione del Festival Australiano di Musica da Camera del 1999. Thank you.
Abbiamo ascoltato dal quartetto di James Boswell il Leggero e Scorrevole, tratto dal quartetto con pianoforte di Walter Piston. Un significato un po' diverso all'aggettivo leggiadro, col quale si intende, dice ad esempio il vocabolario Treccani, qualcuno o qualcosa pieno di grazia, di gentilezza e di eleganza insieme. Si dice soprattutto dei movimenti della persona, ma per estensione della persona stessa, del suo aspetto, o in campo musicale dell'andamento di un brano o dell'atmosfera da esso creata. Igor Stravinsky ha intitolato Andantino Leggiadro un brano della scena seconda di Orpheus, il suo balletto del 1947. Lo ascoltiamo dalla London Symphony Orchestra diretta da Vladimir Jurovsky. Thank you.
era l'andantino leggiadro dall'Orpheus di Igor Stravinsky. Vladimir Jurovsky era sul podio della London Symphony Orchestra. Ci spostiamo adesso in area germanofona per parlare di Lehrstück, tipo di dramma a finalità didascalica creato da Bertolt Brecht nel 1929-30. Erano lavori solitamente in un solo atto, su soggetti legati all'attualità da recitarsi a scena nuda. Erano segnati da una chiara impronta antiromantica e da un'impostazione politica, tesa a trasformare il teatro in strumento di coscienza e di lotta di classe. I testi di Brecht furono musicati da Weill, Hindemith, Eisler e Dessau. Esempio tipico è questo Die Maßnahme, la decisione presa, musicato da Hans Eisler nel 1930. Ve ne propongo un brano, Lied des Händlers, ossia la canzone del mercante. La voce è quella di Thorsten Follinger. Lied des Händlers. Reis gibt es unten am Flusse, in den oberen Provinzen brauchen die Leute Reis. Wenn die den Reis in den Lagen lassen, wird der Reis für sie teurer. Die den Reis kann schleppen, kriegen dann noch weniger Reis. Dann wird der Reis für mich noch billiger. Was ist eigentlich Reis? Weiß ich, was ein Reis ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Reis ist. Da muss man Baumwolle kaufen und die Baumwolle nicht vergeben. Wenn die Kälte kommt, werden die Kleider teurer. Die Baumwollspinnereien zahlen zu viel Lohn. Es gibt überhaupt zu viel Baumwolle. Was ist eigentlich Baumwolle? Weiß ich, was eine Baumwolle ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was eine Baumwolle ist. Einfach zu viel fressen, dadurch ist der Mensch teurer. Um das Fressen zu schaffen, braucht man Menschen. Die Köche machen es billiger, aber die Essen machen es teurer. Es gibt überhaupt zu wenig Menschen. Was ist eigentlich ein Mensch? Weiß ich, was ein Mensch ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht,
Hans Eisler e Bertolt Brecht era Lied des Händlers da Die Maßnahme. Thorsten Follinger, canto e voce recitante. Siamo ora al lemma Leise, abbreviazione dell'acclamazione Kyrie eleison, con cui terminava la strofa di un genere di canti sacri, anche se non liturgici, sorti in Germania in epoca medievale. Fioriti tra la fine del XII e l'inizio del XIV secolo, presentavano strofe composte da quattro versi a rime accoppiate ed erano in relazione testuale e musicale con le sequenze latine. Uno dei più importanti era questo Christ est erstanden, tratto dalla sequenza Victime Paschali Laudes. Ce lo propone il Retrover Ensemble diretti da Marcus Tapio. Victime Paschali Laudes, imolent Christiani. Thank you.
Marcus Tapio ed il Retrover Ensemble nell'Aise Christ ist erstanden, Cristo è risorto. Chiudiamo ancora in lingua tedesca con Leitmotiv, ossia motivo conduttore. È il motivo musicale, vocale o strumentale che risulta facilmente riconoscibile e spiccatamente caratterizzato che si ripete nel corso di una composizione e al quale vengono collegati personaggi o avvenimenti. Usato per la prima volta nel 1871 da Friedrich Wilhelm Jens in riferimento alle opere di Weber, è diventato poi di uso più generale ed oggi viene largamente citato anche in riferimento alla musica da film. In campo classico, il leitmotiv si ritrova frequentemente nelle musiche di tutti i grandi operisti dell'Ottocento e del primo Novecento. Userò adesso l'ouverture dell'opera Die Freie Schütz di Carl Maria von Weber. Essa contiene in apertura il tema del demonio, il cacciatore nero che ricorrerà in più punti dell'opera e che sarà un primo esempio di leitmotiv. L'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese è diretta da Eugen Jochum.
ouverture da Der Freischütz di Carl Maria von Weber nell'esecuzione di Eugen Jochum e dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. La puntata numero 131 del Piccolo Dizionario della Musica Classica andrà in onda martedì 19 febbraio sempre alle ore 18:40. In attesa di risentirci, porgo a tutti voi l'augurio di buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica, a cura di Claudio Martini.